Assunzioni e anomalie. Per scoprire di che si tratta, ascoltiamo il vicepresidente del provinciale del CODA con sede Agrigento, Peppe Di Rosa, al microfono di Angelo Coppola. Il vicepresidente provinciale del CODA con sede Agrigento, Giuseppe Di Rosa, oggi ha diffuso un intervento stampa attraverso cui sostiene che il comune di Agrigento si sia sostituito all'Agenzia per l'impiego. Che significa? Beh, significa facilmente spiegabile. Una cooperativa di Monreale si è aggiudicato un lavoro per il distretto D1. Esce una nota stampa dove dicono che effettuano delle selezioni per ossea assistenti domiciliari, dove le effettuano? Presso i locali del comune di Agrigento. Questa è la nota della cooperativa. Allora cosa succede? Non ci sono dei criteri, sono delle assunzioni assolutamente discrezionali. Le effettua la cooperativa, mica ci sono delle selezioni perché ci sono già stabiliti i criteri. Per questo tipo di selezioni c'è un ufficio che si chiama Ufficio Orientamento, Ufficio per il Centro per il Lavoro. Qua, questo è. Questo dicono le leggi, questo sono da applicare. Il Comune in questo momento. Che si voglia dire, non può assolutamente sostituirsi a un centro per l'impiego. Noi non ci rendiamo conto quale sia il ruolo del Comune in questo caso. Come si può mai ospitare una selezione di personale discrezionale, una selezione di personale da parte di una cooperativa privata che effettuerà le selezioni solo ed esclusivamente su raccomandazione? È inutile che ci giriamo attorno. Allora cosa significa questo? Significa che il Comune di Agrigento, ancora una volta, così come per le assistenti sociali, così come era successo con il bando mai pubblicato e le domande di partecipazione arrivate. C'è qualcosa al Comune che non va bene, non si può fare campagna elettorale all'interno degli uffici comunali con promesse di assunzione e addirittura adesso delle selezioni che non hanno assolutamente nessun criterio. Che si tratti di assunzioni per raccomandazioni è una sua deduzione, di cui lei si assume totalmente la responsabilità penale. Assolutamente sì, perché sono assolutamente discrezionali, non c'è un criterio previsto. Mica c'è un criterio previsto che dice tu devi avere 10 anni di servizio, 12 anni di servizio, ti assegniamo un punteggio. Assolutamente no. Tu ti presenti con i documenti e questi possono assumerti o non assumerti. Può essere Gesù Cristo in terra, puoi essere nessuno se ti porta l'amico. E quello è il segnale, il brutto segnale che si sta dando è proprio quello.